Oggi ci troviamo davanti a un brano del Vangelo in cui Gesù incontra i farisei e gli scribi che hanno visto i discepoli di Gesù mangiare senza lavare le mani. Questo per loro è una grande disgrazia, perché vuol dire che hanno mangiato con le mani impuri. Segue un dialogo in cui escono tre cose che ci fanno riflettere oggi. La prima cosa è che Gesù definisce l'ipocrito. Dice che l'ipocrito è colui che onora Gesù con le labbra, ma ha il cuore che è lontano da lui. Cosa dico di Gesù quando parlo di lui? Ciò che vivo è coerente con ciò che dico? Quanto mi impegno nell'apparire un buon cristiano e quanto mi impegno nell'approfondire il mio rapporto con Dio per veramente essere un buon cristiano? Tua presenza, portaci, oh Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorar. Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. Gesù ci fa anche una distinzione fra il comandamento di Dio e la tradizione degli uomini. È importante chiedermi perché faccio quello che faccio, qual è il senso dietro i gesti religiosi che faccio. Per esempio, se quando mi sveglio la mattina io faccio il segno della croce, è un bel gesto, però dovrei anche pensare, ricordare il senso di questo gesto e anche approfondire il mio desiderio di vivere veramente come qualcuno che è segnato dalla croce, come quella manifestazione dell'amore di Dio per me. Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu, alla tua presenza, Signore Gesù. In eterno canteremo gloria a te, Signore, alla tua presenza, per sempre insieme a te, Gesù. E infine scopriamo in questo brano che ciò che davvero importa a Gesù è il nostro cuore. Lui desidera di entrare in relazione con noi. Gesù non chiede da noi soltanto le prassi esteriori, ma desidera che noi entriamo nella dinamica della conversione di cuore, in cui ci permettiamo di essere cambiati dal nostro continuo incontro con lui. E allora in questa settimana vogliamo ritagliare quel tempo in cui possiamo stare con Gesù e la sua parola per approfondire la nostra relazione con lui e per avere un cuore sempre più disposto a convertirsi, a diventare sempre più come Gesù. Buona domenica! In eterno canteremo gloria a te, Signore, alla tua bella.